Facciamo fare da chi lo sa fare proprio bene, uno dei più grandi rumoristi al mondo, lui è Alberto Cagliazza. Oh, il primo rumore che ho imitato, vi sembrerà strano, è stato quello dell'ape. L'ape, caro mio padre, l'unico mezzo che aveva era quello, faceva il fruttivendolo, e quindi mi ricordo quest'ape con l'accensione a manovella, no? Che fa... Infatti mia madre quando si sono rotte le acque... Ci sono rotte le acque! Andiamo all'ospedale! Mio padre, sali! Purtroppo l'ospedale era in montagna, bisognava fare tutta questa salita... Mia madre dietro... Te l'ho spinta! Non si va più conoscere! Stavo la Ferrari, tutti i bambini con queste... macchinine di ferro che tentavano di imitare il motore della Ferrari, no? Questa è la Ferrari, brum, brum, brum. Questa è la mia, brum. Questa è la mia, brum. C'era anche un amico mio un po' strano. Questa è la mia, brum. Facciata, brum. Arrivavo io e imitavo la Ferrari che arrivava da Maranello, proprio se tutti i bambini si giravano. Oltre alla Ferrari io imitavo anche la McLaren, eh? La McLaren è diversa, il motore è diverso, la McLaren è diverso, voi non ci fate caso, io sì. La McLaren fa così. Arriva la McLaren! Mi imitavo bene, era la musica, perché quando vedevo una batteria... Papà, me la rubi la batteria? Mio padre, no. Perché? Dai fastidio nel condominio. Chi? E mi sono messa ad imitare la batteria con la bocca che più o meno faceva così la batteria. Fuori dal bagno, chiude sta cazzo d'aria, è andata fastidio. E contro la batteria mi dava anche il basso, avevo le mani libere. Mi devi fare un po' di treno perché è l'obbligo, un po' di treno che facciamo, qualche vagone l'Eurostar sta arrivando. State lì, allontanarsi dalla linea gialla, treno in transito. 30 km. Arrivano. Poi c'è quello lento per l'andonomasia, il famoso treno merci, no? Mortaio.
bambino da lontano. Mi fai una stellina? Ho detto sto bambino, e i bambini sono il sale della vita, quando bolle l'acqua ce lo butta dentro. Allora ho detto, poi faccio il fuoco artificiale con le stelline, sennò sti bambini.